Allora, intervengo una collega con il dicendo di Roma. Fate tutti, io sono compagna di anni e non so essere di Roma. Allora, non ho paura di essere schedata, perciò dirò tutto quello che penso. Primo, dimissioni immediate del ministro della pubblica istruzione, perché non ci rappresenta, non rappresenta i docenti statali da cui è pagata, perché siamo noi che paghiamo tutto il governo. Mentre ha avuto l'ardire di andare al convegno di Comunione e Liberazione per prendersi gli applausi delle scuole, dei docenti, delle scuole private cattoliche, promettendo altri finanziamenti. Si deve dimettere subito. E Renzi, colleghi, che l'ha nominata, non ci rappresenta. Però purtroppo è un malcostume dei nostri governi, perché i ministri della pubblica istruzione vengono sempre dall'area cattolica. Forse c'è la lunga mano del Vaticano o no? Allora, questo è uno. Quindi le dimissioni, lei non ha il coraggio oggi di essere qui con noi, come se noi fossimo la controparte, non i docenti che rappresenta, ma vi rendete conto che noi paghiamo una persona che non ha capito quale lavoro stia svolgendo? Certo, è una vita. Secondo, non è un errore come la stampa, naturalmente debitamente ammansita con le varie leggi a favore, ci propina. Non è un errore quota 96, perché una delle due, o Monti, docente della Bocconi, e la Fornero, docente universitaria, sono asini e non conoscono il calendario scolastico, e quindi guardate bene che alunni escono dal loro insegnamento, ma non credo che siano così asini. Allora l'altra, sono in mala fede, e ha voluto sfruttare ancora questa classe docente, è veramente avvilita e non sappiamo più a che sarà. Forse ci dovremmo far assumere come professori di religione, perché lì il Papa li difende molto bene. E andiamo a un punto dolente. La ragioneria di Stato non trova i soldi nostri, perché li ha persi i nostri contributi. Io da 41 anni ho perso contributi, dove sono? Allora, inoltriamo una denuncia alla magistratura per furto, vediamo chi li ha presi, ci saranno dei ladri in giro, chi sono? Allora, questa ragioneria ammansita pure ha praticamente sollevato un problema: non ci sono i soldi. Io ho 41 anni di servizio, quindi mi ricordo tutto quello che è successo a scuola. Nel 2004 il ministro Baccini, ministro di Casini, lunga mano del Vaticano, fece sì che tutti i docenti di religione reclutati dal vicariato, ancora oggi, fossero pagati dallo Stato. Non abbiamo più soldi per noi, allora noi andiamo a lavorare per il Vaticano, forse troveranno i soldi, o l'una o l'altra. Poi un'altra cosa, a proposito della quota 96, io amo il mio lavoro, continuerò a farlo fino a che ce la farò, però io penso, il ministro come pensa che un insegnante di scuola materna, io insegno in un liceo, quindi diciamo sono agevolata forse, non devo andare a rincorrere gli alunni per i banchi, però una maestra di scuola materna a 62, a 63 anni, come fa ad andare dietro a 22, 23 bambini? Ah, 29! Sono ignorante, scusatemi, conosco, però dico, io ci avrò una nipotina che va e non ce la faccio a tenerne una quando devo aiutare mia figlia. Pensate se avessi 29 bambine, cioè a rischio pure l'incolumità degli alunni. Ma che cavolo fa questo Renzi? Ma sono veramente incompetenti, sono incompetenti. Poi, l'ultima, certo, ma la fede è chiaro. Poi, e questo quindi per la ragioneria, quindi che pensi al decreto Baccini quando trovo tutti i soldi
con il consenso di tutti i partiti trasversali, PD, la Margherita, allora, la famosa Margherita. Secondo, io credo che si debba denunciare alla magistratura e al governo perché ha perso i nostri soldi. Dove sono i nostri contributi?